Anche quest'anno la Regione conferma l'attenzione degli eventi che dovranno accompagnare in occasione anche dell'Expo 2015, ma e confermare questa grande sinergia di programmazione che vede la Regione investire nel turismo e beni culturali, ma devo dire anche gli operatori che ben utilizzano questi strumenti e confermano in ogni occasione la qualità dell'accoglienza, la qualità del modello del turismo. Presentiamo i quattro temi che sono al centro del Grand Tour di quest'anno e che sarà negli elenchi, nel calendario degli eventi che gli operatori avranno in tempo utile per poter utilizzarli e poter consentire il massimo dell'ospitalità. In tutto questo il tema successivo nei prossimi mesi vedrà l'unico elemento che era la precondizione allo sviluppo turistico, che è la mobilità turistica. Porteremo i risultati di questi grandi investimenti che stiamo mettendo in campo. L'agenzia è partito il bando in tempo reale e la prossima settimana, completato i termini della pubblicazione, nel giro di un mese avranno il direttore generale che abolirà le agenzie, abolirà gli EPT e vedrà nella prossima settimana tutti gli operatori al tavolo per la definizione degli ambiti territoriali omogenei. Fatto questo, abbiamo completato la legge, abbiamo attuato la programmazione e agli operatori, ai privati, lavorare per, avendo consapevolezza che l'unica vera grande risorsa è il turismo e i beni culturali. Massima parte valorizzati i progetti in rete con più enti locali che tra loro si associano per la gestione ottimale e ottimizzante delle risorse, valorizzando quindi il circuito e creando un vero e proprio circuito e un'azione di sistema. Il periodo va da maggio a dicembre 2015, sono in fase di avvio le procedure relative alle manifestazioni e agli avvisi pubblici che individueranno ovviamente le migliori iniziative e le migliori progettualità che arriveranno in Regione Campania e saranno valutate con ovviamente oculatezza, con competenza e trasparenza. Questo sicuramente è un segnale importante. Da queste iniziative e da queste progettualità contiamo di costruire delle buone prassi che si consolidano nel tempo.